Le cinque porte chiuse. Accipigna, che bellezza! Ma guarda quanti colori! Che meraviglia! È una giostra di luce! Ciao amico, ti stavo aspettando per farti vedere questo. Lo sai che cos'è? È un caleidoscopio! È meraviglioso perché puntandolo contro una luce forte si vedono tantissimi colori, scheggioline, bricioline di colori, ma tantissimi! I colori sono come una merenda per gli occhi. Sì, come caramelle, caramelle buonissime che gli occhi si mangiano golosi. Già, sai, però non è la vista il senso che un folletto deve avere acuto, ma bensì l'olfatto, il senso del naso. Sciroppo denso, questo mi serve per preparare pignanta bottiglie di pioggia latte. E poi il gusto, il senso della lingua. Buonissimo! È pronto per il travaso. E quindi al chiosco, amico, ti aspetto lì. Fame, fame, sempre fame, fame più grande di un grande reame. Shh, lupo Lucio, zitto. Vediamo se quello che ho sentito dire è vero. Mi hanno detto che Strega Varana non c'è perché è andata al bazar dal pipistrello usato per fare spesucce. Oh, speriamo che fra queste schifezze ci sia qualche cosa da mangiare, non lo so, tipo un cosciotto di leprottino, sì, ah, sì, oppure una lucia, sì, una lucia di tacchinella, non so, oppure una zampetta di cavalletta, non c'è niente qua. E questi cosa sono? Vedere un po', sì. Tappum non gustium. Ma chissà che cosa vuol dire. Questo è linguaggio streghesco. Magari vuol dire patè di coniglio. Sì. Lupo Lucio, apri subito e sentiamo, Mamma lupa, che schifo. Più che tappum non gustium, direi tappum gran puzzum, eh. E questo? Tappum non sensium! Ah, sempre linguaggio streghesco, ma potrebbe essere, non lo so, tacchinella grattugiata, sì! Vediamo un po'. Milo? Milo, ci sei? Sì, Bagliabea, sono al chiosco! Ma cipignoletta, che profumino! Lasciami indovinare! Ciambelle! Ah, sì, fragranti e appena sfornate. Mi sono venute così bene che ho detto devo portarne un po' al mio amico folletto. E il tuo amico folletto è qui pronto per assaggiarle. Un momento, ma che cos'è questo strano odore? Sarà qualche intruglio di strega. Già. Adesso assaggia la mia ciambella. Sentirai, così ti togli quel cattivo odore dal naso. Questa volta mi sono venute veramente con un gusto straordinario. Allora? Non hanno un sapore speciale? Beh, insomma, ecco, a dire il vero sono un po' insipide, anzi, diciamo che non hanno nessun sapore. Nessuno, ma è impossibile, dai qui. Santo Ponente, è vero? Ma non sanno di niente. È come masticare acqua. Eppure le ho assaggiate poco fa, erano buonissime. Ma com'è possibile? Possono aver perso il sapore per strada? Amici, si fa merenda? Ciao Fatalina, vieni qui, assaggia questa ciambella. Come? Si massaggia per essere più bella? Non Ma che dici, Fatalina? ho capito che cosa hai detto prima. Si assaggia per essere più bella?
No, no, io ho soltanto detto assaggia questa ciambella. Non capisco, ma perché bisbigli? Parla più forte. Ma io non sto bisbigliando, sto parlando normalmente. Cemmino, hai ragione. Aspetta, Fatalina, che cosa ti succede? Non senti più bene? No, forse no. È come se avessi dei tappi nelle orecchie. Ma forse mentre nuotavi ti è entrata dell'acqua nelle orecchie. No, non è possibile, sono una fata delle acque. E allora? Come? Da un'ora? Che cosa da un'ora? Vediamo un po' questa, Sì. Oh, cosa dice qua? Tappum, non toccum. Chissà che cosa vuol dire. Magari è conserva di cinghiale, sì. E io la apro, sì. Ma zia Iena, che schifo. Questa non è conserva di cinghiale. Questa è marmellata di piedi di orco. E anche sporchi, Vabbè, coraggio, Lupo Lucio. Ne resta solo una. Sarà quella buona, no? Oh, vediamo un po'. Eccola qui, sì. Tappum, non fiutum. Chissà cosa vuol dire. Non mi interessa, tanto la apro lo stesso, sì. Mamma lupa, cosa succede? Non sento più niente. Non sento i profumi. Non sento gli odori. È sparito tutto. Tutto è sparito. Ma mamma lupa, lo sanno tutti che i lupi vedono il mondo attraverso il naso. E adesso cosa faccio? Non vedo più il mondo. È sparito il mondo. Mamma lupa. Milo, ma cosa mi succede? Perché non sento più? Aspetta, Milo, provo io. Fatalina, guardami. Questa ciambella dovresti assaggiarla. Ma non sa di niente, Bagliabea. Come mai? Non ci hai messo dentro lo zucchero? Ecco. È come pensavo. Però... Oh. Bagliabea? Che succede? Perché ti sei incantata? Che cosa vedi? Vedo... Anzi, non sento. Anzi, non sento. Oh, santa polpetta. Non sento la ciambella nelle mani. Cosa? Come non senti? Hai la ciambella tra le mani. Ma sì, lo vedo, con gli occhi lo vedo. Ma con le mani non la sento. Non la senti? Cosa non senti? Non sento niente. È come se avessi le mani vuote. Forse inizio a capire. Anche io, Fatalina. Ecco, il fatto è che non sentiamo più i sapori. Perché non parli più forte, Milo? Non sento. Non sentiamo più le voci ed i suoni. E non sentiamo più le cose nelle mani. Stanno scomparendo i nostri cinque sensi. Tre sono già scomparsi. Il gusto della bocca. L'udito delle orecchie. Il tatto delle mani. Amiche mie, qui... Strega Cicova. Eppure è impossibile, perché Strega Varana oggi non c'è a fare delle compere. Io... non ne sarei così convinto. Insomma, forse ha detto una bugia. Magari ha fatto finta di partire. Che ne dite di andare a dare un'occhiata nell'antro? Sì, Milo, però è meglio che andiamo io e Fatalina. Tu devi restare qui al chiosco nel caso arrivasse qualche fiabesco preoccupato. Sì, andiamo noi due. E forse ho capito che cosa c'è sotto. E sì, si deve trattare del maleficio dei filtri Tappum, che tappano i cinque sensi quando si stappano i loro vasi. Cipignoletta, allora presto andate, ma mi raccomando, fate molta attenzione. Sì, andiamo. Amico mio, ma... ma tu mi senti? Sì, E mi vedi, vero? Ah, sì, vedi tutti i colori?
ad esempio, di che colore sono i pantaloni di Lupo Lucio? Rossi, bravo. Allora, tu senti e vedi bene, per fortuna. Beh, speriamo che le mie amiche riescano a disfare presto questa brutta magia e che tornino così le 5 porte aperte sul mondo. Nell'attesa voglio prendere una filastrocca dallo sputapallin. Grazie. Questa è una bella filastrocca di linfa. Ascolta. Occhio che vedi le luci e i colori. Dimmi se anch'io sono fatto di fiori. Orecchio che senti i rumori ed i suoni. Quando io grido, ho la voce dei tuoni? Naso che senti le puzze e i profumi. Dimmi se anch'io faccio odore di fiumi. Lingua che senti il dolce e il salato. Il mio sapore lo ha mai assaggiato? Mano che tocchi la forma ed il calore. Senti il tamburo del cuore. Niente! Nessun profumo, nessun odore, non sento più niente! Lupo Lucio! Che cosa fai qui? Niente! Nessun profumo di fata acquosa! Nessun profumo di maglia lattosa, non sento più niente! Insomma, Lupo Lucio, smettila di lamentarti! Abbiamo tutti perso il fiuto, l'udito, il gusto e il tatto! Siamo qui perché dobbiamo scoprire chi ha fatto questa mascalzonata. È stata la strega, vero? No, strega, qui non c'è nessuna strega! Non c'è? No. E allora tu che cosa ci fai qui? Hai toccato qualcosa? Io? Toccato? Ma io non ho toccato niente! Sono entrato dentro perché cercavo un ossicino, una lisca di pesce, qualche cosa! Ho aperto i cassetti, ho messo un po' in disordine, ho stappato quei 5 vasi e poi cosa ho fatto? Non ho sentito bene! Hai detto che hai stappato qualcosa? Sì! Ho stappato quei 5 vasi, quelli là! Eccoli qui! Sono proprio i filtri Tappum! Adesso so cosa fare, presto, tornate al chiosco prima che si sprigioni qualche altro maleficio! Ma sei sicura, fatalina? Sicurissima, e portati via quel lupaccio, forza! Sì, andiamo, su! Davanti non ti serve il fiuto! Ti guido io, andiamo! Che puzza! Tappum non sentium! Questo è quello che ha tappato l'udito a me! Chiuso. Questo. Va via. Tappum non gustium. Questo ha rubato il buon sapore alle ciambelle di Bagliabea. Ecco fatto. Chiuso. Tappum non toccum. E sì, questo ha tolto il tocco delle mani, il tatto. Così non farai più guai. Chiuso. Tappum non fiutum. Questo ha tolto il fiuto al Lupo Lucio e ben gli sta. Chiuso. Ecco fatto. Ah no, e questo? Tappum non vedium. Per gli alti salti del Re Salmone, meno male che non ha aperto anche questo, altrimenti saremmo rimasti tutti al buio. Ecco fatto. Adesso ci vuole un bel vento che porti via questi fumi malefici. Vento brillante, soffia frizzante, portati via quest'aria pesante. Vento che balla, vento che culla, portati via questa puzza di nulla. Porta il rispetto, porta l'amore, perché il domani che aspetto è migliore. Ehi, ma non sentite un vento pulito e profumato? Ma sì, io questo profumo lo riconosco, è profumo di fata. Ah, bene, Milo, vuol dire che tuo naso sta ricominciando a funzionare. Sì, 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 anche i miei 5 sensi stanno tornando. Il mio fiuto. Oh, finalmente sento il profumo delle piante. Il profumo delle bibite. Il profumo dei folletti. E il profumo delle ciambelle. Fermo! Oh,
mi fermo là, vado via. Io devo vedere se i miei 5-6 si sono tornati tutti. Eccomi amici, è tutto risolto. Finalmente, Fatalina, mi stavo preoccupando. Piano, Baglio Bea, io ci sento benissimo adesso. Ah, bene, quindi tutto è bene, quel che finisce bene. Però prima dovrei dire una cosina al Lupo Lucio. Una cosina? Ma quale cosina? Te la dico subito. La devi smettere di toccare tutte le cose che non ti appartengono. E soprattutto le cose che non sai che cosa siano. E soprattutto quelle che si trovano nell'antro. Oh, ma bravi, siete stati bravissimi. Bel discorsetto, molto simpatico. Però sapete che cosa vi dico? Che io adesso devo tornare nel bosco. E sapete perché? Perché con i 5 sensi mi sono tornate anche 50 fami. Corvo Briccone! La nostra merenda! Ma non ti basta quello che hai combinato? Lupo Lucio è sempre il solito. È per fortuna che l'avvelenamento dei tappi non è arrivato fin lì da te. Già. È così bello poter vedere, ascoltare, annusare, assaggiare e toccare. Già, i 5 sensi sono come le nostre 5 dita che servono per prendere il mondo. E servono anche per... Ah, aspetta. Stretta è la foglia, larga è la via. La storia è finita, ma non andar via. Mela di cesta, pigna di ramo, resta che adesso giochiamo. Adesso, amico, ti faccio vedere come si costruisce un gioco che mostra come i 5 sensi talvolta possano scambiarsi i compiti. Ad esempio il tatto e la vista. E quindi facciamo il gioco delle dita che vedono e costruisco la scatola magica del tatto. Guarda come si fa. Innanzitutto bisogna prendere una scatola delle scarpe, meglio scarpe grandi, tipo quelle da grandi, e poi con l'aiuto di un grande devi ritagliare un rettangolo sul coperchio in modo da lasciare questa fessura. Sotto al coperchio poi dobbiamo incollare un pezzetto di stoffa sulla quale abbiamo fatto questo taglio. Adesso prendiamo tutto quello che ci serve. Allora, per incollare questo pezzetto di stoffa sotto al coperchio della scatola, mettiamo del biadesivo. E adesso posizioniamo sopra il nastro biadesivo la striscia di stoffa. Ora possiamo chiudere la nostra scatola. E adesso cominciamo a decorare la nostra scatola. Quindi prendiamo tanti pezzetti di carta colorata, che io ho già ritagliato, e adesso vado ad assemblare. Dobbiamo cominciare a preparare gli occhi della nostra scatola. Quindi prendiamo due dischi di carta bianca, con un pennarello nero facciamo gli occhietti, con un po' di colla incolliamo le sopracciglia dei nostri occhi e adesso incolliamo gli occhi sulla nostra scatola. Quindi prendiamo il biadesivo e li fissiamo. Adesso prendiamo due dischi arancioni e incolliamo anche le guance del nostro mostro. Ora prendiamo un bicchiere di carta, con un pennarello nero disegniamo le narici e con del nastro adesivo incolliamo il nostro naso. Un pennarello nero adesso facciamo anche le zampe anteriori del nostro mostro. Con altri ritagli di cartoncino facciamo anche i denti, le zampe posteriori e la coda del nostro mostro.
Adesso incolliamo le zampe posteriori. La coda. E infine la cresta del nostro mostro mangia oggetti. Ecco fatto. Ora ti faccio vedere come si gioca. Bisogna giocare in due. Un bambino non deve vedere, mentre l'altro deve aprire la scatola e inserire all'interno della scatola un oggetto. Può essere una noce, una saponetta consumata, o ad esempio, ecco, vedi, io metterò una chiave. Ma tu puoi mettere quello che vuoi, basta che non sia un oggetto che possa pungere. Poi si chiude la scatola e chiamiamo l'altro giocatore. Il giocatore dovrà toccare finché il tatto non gli dirà che cos'è. Insomma, dovrà vedere l'oggetto con gli occhi delle dita. In questo caso, una chiave. Hai capito? È semplice, no? È anche molto divertente. Beh, amico, adesso dobbiamo salutarci, ma tu ricordati sempre, ogni mattina, di ascoltare la voce della mamma, guardare la luce del giorno, annusare il profumo del sapone e poi sentire il sapore della colazione e fare una carezza alle persone a cui vuoi più bene e salutare così i cinque fratellini della tua vita. Ciao amico, ci vediamo presto. Trovi solo cose buone, perché questa è la tua terra.